a cena con le muse, uno degli appuntamenti del Terra Murata Festival, giunto alla quarta edizione. L'appuntamento si è tenuto nel Giardino dell'Arci a Somma Vesuviana, nel corso del quale è stato presentato il libro di Ciro Raia, Giovanna Prima d'Angiò, Donna e Regina Dolorosa, romanzo storico che racconta della donna poliedrica ed affascinante di cui l'autore più volte si dichiara innamorato, che in giovanissima età è stata incoronata regina del Regno di Napoli ed è riuscita a starci a capo per circa 40 anni. Ha seguito la presentazione il concerto dei Musicalia, gruppo musicale definito gioiello culturale sannita, che grazie alla tenacia e all'entusiasmo dei fratelli Amerigo e Marcello Siervo, da circa 30 anni è presente sul territorio, donando al pubblico, attraverso canti e note, emozioni e racconti della tradizione popolare. Ma lasciamo all'autore spiegare il suo libro. Pensate che lei faceva continue rimesse all'ordine degli Zoccolanti, che era un ordine di monaci, e per di più fece erigere un ospedale a Napoli, l'ospedale di Santa Elisabetta, che adesso non c'è più, che serviva soltanto, era stato costruito soltanto per soccorrere le classi sociali meno abbienti. A me sembra che questa donna fosse una socialista ante litteram, a me sembra che questa donna fosse una femminista ante litteram, ed era dotata anche di una grande autonomia di pensiero e anche rispetto alle personalità. Dico soltanto ancora due parole per inquadrare questa donna, dopodiché smetto perché capisco che non posso occupare la scena per molto tempo. In uno dei tanti viaggi che Santa Brigida, che non era ancora santa, ma era Brigida la regina di Svezia, che era rimasta vedova ed aveva una serie di figli, con la morte del marito cade in una sorta di misticismo religioso e comincia a fare dei viaggi dalla Svezia in Terra Santa. In uno dei viaggi di ritorno dalla Terra Santa, Brigida, la regina Brigida, si ferma a Napoli ed è accompagnato dal figlio Carlo Ulfson, che è un bellissimo ragazzo, giovane, aitante, alto, occhi azzurri. Quando entrano nella sala del regno, ovviamente Brigida pensa di essere accolta come dovrebbero essere accolte tutti i regnanti, se non che Giovanna si alza dal trono, va verso il figlio, lo abbraccia, lo bacia, se lo porta nella camera da letto. Dopo un paio di mesi di permanenza a Napoli, questo ragazzo muore. Muore, si diceva all'epoca, anche per lo troppo coito era morto. Però immaginate il dolore di una donna che già aveva perso il marito e si trova anche a perdere il figlio in una circostanza così abietta come era capitata. E allora comincia a parlare male di Napoli, e allora comincia a parlare male di Giovanna d'Angelo. Parlare male di Napoli, scrive al Papa e dice che non ha mai trovato un popolo più incolto dei napoletani, pensa che gli uomini camminavano con gli stracci addosso, le barbe lunghe, i capelli lunghi, mentre le donne, diceva che l'aveva vista per la prima volta, erano le donne che si pingevano il volto, si truccavano. Per quanto riguarda l'anatema, invece, scagliato nei confronti di Giovanna, dice: spero che invoca il buon Dio perché dal suo grembo non possa mai nascere una creatura, perché nessun seme possa crescere all'interno del suo ventre. E Giovanna, quando le riferiscono questa cosa, ecco, questa io lo dico sempre, lo racconto ogni volta che mi trovo a parlare di Giovanna d'Angiò, che mi invitano da qualche parte, è una cosa proprio che mi ha tenuto legato a questo personaggio, a questa figura. Giovanna, quando sa dell'anatema di Brigida, di questa invocazione a Dio perché lei abbia queste, diciamo, subisca questa maledizione, Giovanna risponde: io non credo che se esiste un Dio, esiste un Dio cattivo. Un Dio può essere soltanto un Dio buono. Questa dà la grande dimensione di questa donna, che poi, ecco, per la troppa partecipazione, per il troppo affetto nei confronti anche dei suoi parenti, sarà costretta a lasciare il regno di Napoli e morirà in una zona lontana, a Muro Lucano, e quando poi la porteranno a Napoli
saranno passati già 4-5 giorni, però siccome lei era, e finisco su questo, siccome lei era stata parte dello scisma d'Oriente, aveva anche praticamente, si era messo tra due papi e aveva scelto, tra virgolette, il papa sbagliato, per cui era stata scomunicata. Le donne, gli uomini e le donne, le creature scomunicate non potevano assolutamente entrare in chiesa. Per cui, quando fu sepolta nella chiesa di Santa Chiara a Napoli, non potette avere il privilegio che avevano avuto su tutti i suoi antenati di entrare nella chiesa e nella chiesa si sarebbe fatto un mausoleo. Per cui fu interrata fuori la chiesa di Santa Chiara, laddove si interravano tutti gli sconsacrati, tutti quelli che erano stati scomunicati. È stata lì per qualche secolo, poi siccome la facciata anteriore della chiesa di Santa Chiara cadde sotto le bombe nel 1943 degli alleati che venivano a liberare, tra virgolette, l'Italia, per cui i 100 e oltre bombardamenti che ci furono, cadde anche la facciata anteriore della chiesa di Santa Chiara, per cui la polvere della murazione e la polvere dei resti di Giovanna d'Angiò diventarono tutt'uno e praticamente di questa donna che è stata così importante nella vita, che è stata così importante per la storia e per la politica di Napoli, del regno di Napoli, non della città di Napoli, si è persa completamente la traccia e si sono cominciate a dire tante cose, si sono fatte tante confusioni e anche questa volta, come dicevamo prima con Americo, la scuola è stata una cattiva maestra perché ha lasciato che si facesse confusione tra Giovanna I e Giovanna II, che era la nipote ma era una durazzo, tra Giovanna I di Napoli e terza d'Aragona e la figlia Giovanna II di Napoli e quarta d'Aragona, fino ad arrivare poi a quella confusione grandissima, quando spesso si dice, ed è capitato anche a me, entrando in una scuola, il professore Ravi parlerà di Giovanna la Pazza, che era la moglie di Filippo il Bello, che era morta nel 1555, cioè un secolo e mezzo dopo. Io credo che, diceva Franco Mosca l'altra sera in un'altra manifestazione analoga, diceva che noi dobbiamo conoscere la storia dei luoghi in cui viviamo e ci dobbiamo innamorare, non perché ci dobbiamo innamorare come normalmente si dice di un sentimento d'amore, ma ci dobbiamo innamorare in quanto dobbiamo difendere e conservare quello che abbiamo. Non possiamo difendere e conservare soltanto gli oggetti, soltanto gli strumenti, ma dobbiamo difendere nella nostra memoria e conservare anche le persone che hanno contribuito a che quei monumenti, quegli oggetti, quegli scritti, restino poi nella memoria di tutti. Grazie. Ma